Ciao a tutti, bentornati sulla scena. Finalmente ho comprato una nuova fotocamera, infatti sono contentissima. Così, insomma, cercheremo di fare dei video un po' più carini in Full HD. In questo video parleremo della prospettiva, che secondo me è fondamentale proprio per la dignità di un artista. Perché? Perché bisogna saper disegnare un minimo, o meglio, data una qualsiasi figura nello spazio, quindi tridimensionale, bisogna saperne determinare l'immagine bidimensionale su un piano. Uno dei primi esami che ho fatto all'università è stato geometria descrittiva, in cui appunto ho studiato la prospettiva lineare. In pratica ho fatto delle tavole in cui ho rappresentato la mia camera con tutti gli arredi in una certa scala, utilizzando sia la prospettiva centrale che la prospettiva d'angolo. La prima, appunto, dice la parola stessa, centrale, ha un unico punto di fuga al centro e tutte le linee convergono in quel punto. Quella d'angolo ha due punti di fuga laterali. Ve li faccio vedere. Allora, questa è la prima tavola, non so se riuscite a vedere, c'è appunto la parete della mia camera e sono rappresentati scala 1 a 20, il mio letto, poi c'è una scrivania, un altro mobilino e l'armadio, appunto in prospettiva centrale. Quest'altra tavola in formato A3, come vedete molto grande, ha appunto gli stessi elementi, soltanto che la prospettiva è d'angolo, quindi è un angolo della mia camera e ho rappresentato il mobiletto di prima e l'armadio. Poi ho aggiunto pure un'apertura perché così per rendere il disegno un po' più elaborato. No, scherzo, come vedete è molto semplice e in questo video cercherò di rendervi in grado di realizzare un qualsiasi oggetto sia nella prospettiva centrale e sia nella prospettiva d'angolo. Scusate i vari giochi di parole, ve lo dico subito, dirò dei termini un po' strani, tipo X, Y, cose così. Però, come al solito, è più facile farlo che spiegarlo. Allora, squadriamo il piano su cui andremo a disegnare e lo chiamiamo piano di proiezione pi greco 1. Come prima cosa dobbiamo disegnare la linea dell'orizzonte, che nel disegno geometrico è detta retta di proiezione del piano dell'orizzonte. Poi dobbiamo stabilire dove si trova l'osservatore O' e riportare su questa retta il centro di proiezione O' con 0. L'osservatore che vede in quel punto è posto a una certa distanza dal piano pi greco 1, detta distanza principale. Per esempio, lo poniamo a 4 metri di distanza, che scala 1 a 50 sono 8 centimetri. Il segmento O' con 0, O' stellato, diventa il raggio del cerchio di distanza che delimita lo spazio visibile all'osservatore. Supponiamo che l'osservatore stia in piedi e che sia alto circa 1,65 m, quindi gli occhi si trovano a circa 1,50 m. Andiamo a disegnare la retta che rappresenta il piano su cui poggia i suoi piedi, detto piano geometrale, indicato con T pi greco 1. E le rette ABCD delimitano le pareti laterali della stanza e il pavimento si trova sulla retta TP greco 1. Perché T? Perché le rette si intersecano in punti dette tracce. Tutte le misure reali di ciò che andremo a disegnare le prendiamo su questa retta TP greco 1 e le riportiamo in prospettiva, cioè ne riportiamo le proiezioni indicate con I sulla retta IP greco 1, facendo convergere tutte le rette nell'unico punto di fuga O' con 0. Se vogliamo disegnare all'interno della stanza un armadio, ad esempio, all'estremità destra attaccato alla parete, prendiamo la lunghezza sulla retta TP greco 1, l'altezza su un asse verticale, iniziando sempre dalla retta TP greco 1. Per la profondità,
prendiamo sempre la misura sulla retta T pi greco 1, però la riportiamo in prospettiva, disegnando una retta passante in quel punto e in O' stellato. In questo caso il nostro armadio avrà una lunghezza di 1 metro, quindi prendiamo 2 cm, l'altezza di 2,50 m, 5 cm e una profondità di 60 cm, quindi 1,2 cm. Unendo i punti che abbiamo chiamato A, B, C e P, abbiamo disegnato la base del nostro armadio. In altezza disegniamo due rette, una passante per O' con 0 e il punto A' e la seconda passante per O' con 0 e il punto B'. Ora troviamo il punto B', alzando dal punto B una retta che arriva fino alla retta passante per A'. Il punto C' lo troviamo alzando una retta che arriva fino a quella passante per B'. Ora non ci resta che unire tutti i punti ed ecco che abbiamo disegnato il nostro armadio.